A parte il fatto che sembro quello del meme del telefono, del questo è la mia vita, ma va bene, ok, questa è un'altra cosa. Ragazzi, il disco di Blanco è finalmente uscito, siamo qui per ascoltarlo. Direi di far presto perché voglio finire subito questa reaction. E inoltre, se volete un ritorno dei video insieme a Giulia, magari diversi dalle reaction, che ne dite di lasciare magari almeno 1500 like sotto questo video? Mi raccomando. Molto bene, ragazzi, via con la intro e vai che andiamo. Wow, gente, bentornati nel canale. Qua è Dani e oggi siamo qui in questo nuovo video. Blanco, Blu Celeste, il nuovo disco, nuovo disco, primo disco finalmente di questo ragazzo qui che sembra essere, non lo so, uno degli unici tre in grado di poter riportare un po' su quella che è la musica italiana, perché ormai sta andando un po' tutta puttana. Prendo anche la reaction che ho fatto alla canzone di Madame Sfera. Se non l'avete vista, vi consiglio di vederla. Ho lanciato un paio di spunti molto interessanti e vi chiedo magari di vederla e darmi appunto una vostra considerazione personale. Detto questo, ragazzi, non voglio perdermi troppo in chiacchiere per l'appunto, perché voglio ascoltarlo prima possibile. Quindi direi di partire con l'ascolto del disco. PS, vi invito magari anche a passare da quello che è lo sponsor di questo canale da un po' di tempo a questa parte, che è eneba.com, ed è uno store digitale dove voi potrete andare ad acquistare quelli che sono magari dei titoli o DLC che sia a prezzi piuttosto bassi e convenienti. Hanno la possibilità anche di offrirvi delle carte PSN Italia a prezzi scontati, e in più con il mio codice sconto avete anche appunto uno sconticino. Perciò vi invito anche a passare di là, perché io ho già acquistato qualcosina per Fortnite e vi invito anche a voi magari a prendere qualcosa che vi può interessare, perché i prezzi sono convenienti. Tornando a noi, Blu Celeste, il disco di Blanco, il primo disco di Blanco, prima traccia, Mezz'ora di sole. Vai. E ovviamente avrò i testi sott'occhio, così almeno capisco. E già che sento le prod di Michelangelo sto bene, cazzo. Mi sento rinato, sono figlio del tempo. Ho i brividi. Porca puttana. Senti gli strumenti sotto. Porca madonna. Gigante. Gigante. Porca puttana, Dio Cristo! Ecco, adesso, ma vedete che non è che sono stronzo io, non è che sono stronzo io, o meglio, alcune volte può essere di sì, ma il discorso che vi facevo nella reaction, sì, ma stai calmo, dai, il discorso che vi facevo nella reaction a Madame Sfera era proprio questo, cazzo, perché, cioè, le sentite la prod sotto? Per carità, è un prodotto comunque diverso, ma Dio mio! Ma ve ne rendete conto anche voi che parliamo di due robe completamente diverse? Questa è musica che trasmette quelle fottute emozioni. Questa è musica che trasmette le emozioni. Quella è una strumentale che trasmette emozioni. Quei cazzo di violini sotto, violoncelli, mi sa che forse erano violoncelli. Sta di fatto la strumentale sotto, con tutta quella potenza, quell'energia che riusciva a trasmettere, era piena. Era una strumentale piena. E poi la sua voce, che comunque sappiamo essere molto forte, non lo so, era tutto perfetto. E se questa è la intro, zio porco, ragazzi, non vedo l'ora di continuare. Mio Dio! Oh, finalmente! Finalmente! Bravo Blanco! Sapevo che potevo trovare tanta qualità qua dentro. E se questo è il primo brano, e dentro abbiamo Notte in Bianco che conosciamo bene, Paraocchi che conosciamo bene, e Ladro di Fiori che conosciamo bene, e sappiamo essere praticamente tutte delle canzoni con due palle giganti, io prego il Cristo che ce ne sia qualcun'altra di ancora meglio. E sono sicuro che ci sia. Detto questo, Notte in Bianco è la seconda, la conosciamo già, quindi direi di andare oltre con la traccia numero 3, Figli di puttana. Ah! Pure Greg Willen! Giusto. Bello, bellissimo. Giusto. E la lasciano così con la strumentale sotto, che fa?
che va e fa viaggiare. E Michelangelo, zio porco, sono... cioè, oh, santo Dio. Allora, se non sbaglio, Greg Willen avrà prodotto probabilmente la parte un po' più elettronica del pezzo, mentre Michelangelo ha prodotto, immagino, gli strumenti. Penso che sia stato lui a suonare gli strumenti e la chitarra. Sta di fatto che il beat è figo. Il beat è figo, nonostante cominci a essere, a livello di beat, non strumentale, una cosa un po' più risentita, e quindi comincia un po' ad appesantirmi. La strumentale sotto riempiva il tutto e me la faceva godere, quindi il beat alla fine mi è piaciuto. Poi il ritornello è figo, il ritornello spinge, è un po' più stile Blanco, classico di Blanco. Niente, non c'è troppo da dire alla fine, una traccia breve questa qui, 2 minuti e 13, va bene, ok, non ho particolari considerazioni, ne ho preferite altre del repertorio di Blanco, però insomma non mi è dispiaciuta. Adesso andiamo a quella traccia che mi sa che è la hit del disco, perché ha già 1 milione ed è Blu Celeste. Ed è anche la traccia che dà il nome al disco, quindi ho tante aspettative per questa. È sbagliato farsele, ma ho tante aspettative lo stesso, non me ne frega un cazzo, voglio ascoltarla. Traccia numero 4, Blu Celeste. Oh, ho già capito dove va a parare. Merda. Ma com'è brava a cantare. Grandi per sognare, tu saresti maggiorenne, io ormai sono 16 anni. No. Madonna Dio, se non si fa più, penso solo a te, a blu celeste. Ma che gli vuoi dire? Avevo un peso dentro, tipo, na 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 na, lui ho, tipo, scriverti senza volerlo, tipo. Ragazzi, senza senso. Senza senso. Mi dispiace che non ci sia Giulia qui. Le avevo chiesto se voleva fare la reaction insieme. Lei giustamente mi ha detto che non ha voglia di ascoltare musica in questo periodo e quindi ha preferito evitare, anche per appunto evitare di giudicare in modo troppo acido certe cose. Se ci fosse stata Giulia qui sarebbero nati degli spunti no interessanti di più. Sarebbe stato davvero molto molto bello e sono sicuro che questo disco potesse farle cambiare idea un po' su un paio di cose. Peccato, però vabbè, oggi ci sono solamente io. Speriamo che eventualmente in una prossima reaction ci possa essere anche lei. A parte questo, ragazzi, io sono convinto che sia Blanco il futuro un po' della musica italiana. Non è un azzardo dire queste cose, perché se un ragazzo a questa età qui sa fare questo, accompagnato da ormai un mostro sacro che è Michelangelo, io penso che siamo davanti davvero al prodotto che riuscirà a riportare alta la musica italiana. E niente, che cazzo vuoi dirgli? Lui sa cantare, lui sa trasmetterti emozioni, lui sa scrivere dei bellissimi testi. Michelangelo è immenso pure lui, dà un valore non aggiunto di più alla canzone e insieme creano un prodotto che non è un prodotto. Vorrei dire una cosa, concedetemela, perché è un po' forse una cazzata alle orecchie di tanti, però qui cominciamo davvero a toccare un qualcosa di artistico, qui cominciamo davvero a toccare arte. Forse esagerato, mi sento di dire questo, perché quando la musica ti fa venire i brividi, quando la musica ti dà delle sensazioni, ti dà delle emozioni, lì secondo me stiamo parlando di arte. Alla fine la musica è arte, è un po' come il cinema, e non lo so, forse devo stare zitto adesso, mi limito a questo perché sennò sparo altre cazzate. Mi sento solo di dire questo. Io sono davvero contento che ci sia un ragazzo come lui che va per i 17 anni. Ragazzi, va per i 17 anni. Io ne ho 21. Lui va per i 17 e fa questo. Quindi tanta tanta stima per questo ragazzo qua. Perché di gente come lui non ce n'è. Io penso che in questo momento sia lui l'emergente, ormai neanche più emergente, più forte che abbiamo in Italia.
ce ne sono di ragazzi validi, ma penso che lui vada proprio oltre, penso che lui sia di un'altra categoria, quindi ecco, questo è quanto. La canzone è meravigliosa, credo sia dedicata a qualcuno, soprattutto per come per quello che dice nella seconda barra del ritornello. E niente, il testo è davvero molto bello, lui ha un modo di cantare davvero molto molto bello, pulito, senza effetti, ha un'estensione vocale davvero figa, nient'altro, davvero. Traccia numero 5, sai cosa c'è? No way, no way, no way, perché sono a traccia anni 80, ragazzi, impazzisco. È un debole. Ah, sì! Sì! Dio mio! No, no, fanboy. Way! Bello. Sentite la chitarra sotto. Ma che cazzo gli vuoi dire? Gigante. Vabbè, dai. Mi hanno preso per il culo. È palesemente una presa per il culo. Tra l'altro, anche la copertina del disco, ci faccio caso solo adesso, anche quella è perfetta. È perfetta. Cazzo. Anche quella lì, la vedi e ti sa proprio da arte, cazzo. Non mi viene in mente altro. Cioè, vabbè, basta. Che poi risulto paraculo. Io non lo so, siamo, vabbè, Paraocchi è la sesta traccia, siamo la settima, siamo praticamente metà disco. Posso dirlo? Mi concedete di dirlo? Disco dell'anno? Posso dirlo? Boh, trovatemi un disco che possa competere quantomeno con questo. Può essere anche magari un Tedua che tira fuori la Divina Commedia e tira fuori qualcosa di micidiale, ma qui a livello di testi, sound, produzioni, voce di Blanco, personalità che c'è qui, non la trovi. Non la trovi, cazzo. Boh, vabbè, basta. Sono rotto i coglioni di dire cose. Dai, andiamo avanti con la settima traccia, che è Lucciole. Voglio ascoltarmelo tutto, ragazzi, perdonatemi. Se morissi stanotte cantando una canzone, la mia dose di morfina, non ricordo più casa tua dove sta. Oh, mamma. Come grida, madonna, che goduria. Bello, 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 Dio porco. La rabbia e la passione, a 180 il cuore. Ancora. Ancora. Figo qui il fatto che abbia cambiato proprio flow, abbia cambiato flow. Mi è piaciuto tantissimo quella cosa lì. E andava di pari passo con la base, che spingeva sempre di più. E vedete qui, tra l'altro, la base era minimale. Minimale. Ma puttana Eva, è così che deve essere a volte. No, che ci metti sempre quei piattini del cazzo. Non servono un cazzo. E questo infatti ne è anche la dimostrazione. Due robe in croce, ma accompagnavano la voce, perché quello richiedeva il testo e quello richiedeva la canzone di per sé. Bello, bravi entrambi, sia Michelangelo che Blanco. Michelangelo non deve essere assolutamente messo da parte, perché di facciata noi vediamo Blanco, e ci sta, perché è il frontman. Non è il frontman, però vabbè, è lui che canta, ok? È quello che ci mette la faccia. Però ragazzi, credo che qui sia proprio un 50-50. Se non c'è uno, non c'è l'altro. Se non c'è Michelangelo, Blanco dà il 100%. Se c'è Michelangelo, il 200. È qualcosa in più. Michelangelo gli dà quel qualcosa in più. E si sente. E si sente tantissimo. Riesce a completare le canzoni, a renderle vive, ok? Tra l'altro, per quanto riguarda la traccia prima, sai cosa c'è? Quella...
stile anni 80. Perdonatemi per la mia reazione, ma ragazzi, sono un fanboy del cazzo di quel genere lì, e come sento una base anni 80 io mi emoziono e esplodo. Chiuso parentesi, prima non l'avevo detto. Traccia numero 8, Finché non mi seppelliscono. Vai. Ehi, sento una strumentale, una base molto italiana. Che voce è? Ma che ha mal di gola? Dio porco. Inquietante. Senti che arriva altra roba nella base. Vai, fammi godere. Dio porco, fammi godere. Fammi godere. Senti la melodia sotto, puttana Eva. Sentila. Sentila. Senti che bella melodia che c'è sotto. Fottuto Michelangelo. Fottuto Michelangelo e fottuta Tartaruga Ninja. E il fatto che sia una Tartaruga Ninja rende il tutto ancora più entusiasmante, cazzo. Grande, mio Dio, porca puttana. Oh, si sente che Michelangelo è uno che sa fare musica, zio porco. Che bello. Oh, che bello. È meraviglioso tutto questo, io non ho parole. È un artista così versatile e qui possiamo parlare di artista. Cazzo, lui è uno di quei cantanti. I cantanti vengono chiamati artisti, ok? Ma in modo sbagliato, secondo me, perché tre quarti non sono artisti. Loro sono artisti. Loro è giusto chiamarli artisti. È così versatile sia Blanco che Michelangelo. Riescono a fare dei prodotti a 360. E anche qui il discorso strumentale. Qui invece la strumentale era piena, aveva più roba dentro, ma era tutto equilibrato. Era tutto perfettamente equilibrato, come dovrebbe essere. Era piena di roba, ma era anche viva. La melodia sotto che accompagnava sempre, non andava mai via. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso è stato quando c'è stato quello stacco proprio vuoto. Quello non mi è piaciuto, ma è una cosa che a me non piace tantissimo quando viene fatta, quindi quella è una cosa personale. Però per il resto era anche questa completa, ed è una di quelle che mi è piaciuta di più. Forse quella che mi è piaciuta di più per adesso, per un gusto prettamente personale. Anche il testo mi è piaciuto molto. E niente, andiamo avanti perché qui la reaction sta diventando un po' lunghetta e non ho neanche tempo, purtroppo, a malincuore di editarla. Quindi non so quando lo vedrete questo video, spero prima possibile, perché davvero voglio cacciarvela presto. Prossima traccia, numero 9, Pornografia, Bianco Paradiso. Come? Oh. Bella. Bellissimo. Vai. Bianco Paradiso. Fottute chitarre elettriche. Fottutissime chitarre elettriche. Mio santo Dio Cristo. Porca miseria, che strumento che è quella cazzo di chitarra elettrica. Questa qua è una traccia un po' rock, un po' come piace a me. Diciamo che è un rock un po' più sul punk, è un punk rock, o comunque anni 2000, e che non mi dispiace affatto. Certo, non ne vado mattissimo, però mi è piaciuta. Poi il testo è davvero molto figo e a tratti ha tirato fuori qualcosa di davvero molto 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 bello. Per esempio, quando dice questo sesso è arte, un dipinto gigante che tutti possono capire ma nessuno sa gestire. Poesia. No, sono serio. Davvero una cosa molto bella, ha tirato fuori degli spunti estremamente interessanti e il testo è davvero molto figo. E il fatto che l'abbia scritto un ragazzo della sua età è altrettanto importante. Quindi davvero molto bello. E poi non ho capito perché all'inizio abbia ruttato, però va bene, ho apprezzato, molto bello. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 10, ovvero David.
senti come si sta riempendo? Sto con l'inferno, resta con me, non sarai solo. Ovviamente, ho i brividi, puttana Eva. Il peso dei segreti. Resta con me, non sarai. Madonna puttana. Madonna Dio. Porca madonna. Fuori di testa. Mamma mia, proido cro. Senti come la chiude, vaffanculo. Non ha senso. Posso ascoltarmi l'ultima e chiudere la reaction? Grazie. No, io davvero non vedo l'ora di ascoltarlo tutto filato. Perché così perdo molto. Così spezzettando e dando i miei pareri perdo molto di quello che poi è l'integrità del disco. Quindi vorrei finirlo con Afrodite e poi chiudere. La prossima è Ladro di Fiori, la numero 11, che conosciamo molto bene. Andiamo con Afrodite, numero 12 e ultima traccia del disco. Tu sogno, soffocando con le trave. Vigili stanotte, la luna invece sta attaccata alle finestre. Come ricordo la prima volta da innamorato. Fammi stare a te più felice, dammi un motivo tu per dire. Ti ho svegliato, Afrodite. Tu sei qualcosa che non c'è mai stato. Ragazzi, è finito qui il disco. Io credo davvero, non so se state sentendo l'allarme di sottofondo, perdonatemi se è sbucato fuori proprio adesso, però non ci posso fare niente. Traendo delle conclusioni e poi andando a chiudere, perché dilungarsi oltre non avrebbe troppo senso, visto che ho già detto praticamente tutto durante la reaction, credo che questo sia il disco dell'anno. Perché vabbè, che ormai siamo a metà settembre e quindi l'anno va verso la fine, perciò ormai ce l'abbiamo, ne abbiamo tanti e di roba di qualità ne è uscita poca, e questo qui surclassa totalmente tutti senza ombra di dubbio. E quindi niente, grande Blanco, grande Michelangelo. Riguardo l'ultima traccia Afrodite, il testo è molto bello. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è stato quando c'erano quei chuck lì, perdonatemi, a livello tecnico non so come cazzo si chiamino, però insomma c'erano questi chuck qua che non mi piacevano tantissimo, non lo so, in qualche modo mi disturbavano. Secondo me poteva, cioè, ok che gli dava ritmo, però secondo me poteva andare avanti anche senza, perché Blanco con la voce che e il flow che stava tenendo, secondo me glielo dava comunque. Però vabbè, ovviamente non sono di certo io l'esperto, quindi i testi sono meravigliosi, le strumentali e le basi, tutto è spettacolare. Bellissimo il fatto che non abbia messo featuring. Mettere featuring qui dentro non serviva, e credo che poi come opera prima questo sia perfetto. Credo che sia stata la scelta perfetta questa qui. Non trovo altre cose da dire. È tutto perfetto. Io credo che Blanco sia anche già dentro Sanremo. Io già ce lo vedo. Secondo me lui ci sarà alla prossima edizione, perché non puoi non portarlo dentro. Spero che si candiderà, insomma, che farà questa scelta, perché credo che Blanco a Sanremo possa essere quella miccia che dà la definitiva svolta a quel festival, ok? Anche sotto questo punto di vista penso che una sua entrata, e secondo me ve la sparo, vittoria del festival, sarà la miccia che farà finalmente cambiare il sistema di quel festival. Già con Madame qualcosa abbiamo visto, però credo che un prodotto come Blanco, che strizza di più l'occhio anche a persone più adulte, perché questo qui non è necessariamente un prodotto da ragazzi giovani, è un prodotto molto maturo, quindi può essere tranquillamente fruibile anche per
gente più grande. Quindi credo che Blanco sia la perfetta goccia che andrà a far traboccare quel vaso lì e cominciare a far cambiare un po' tutto il sistema, anche a livello discografico italiano. Voglio proprio buttarle tutte, perché sono sicuro di questa cosa. Quindi ecco, detto questo, ragazzi, io direi che ho detto tutto durante la reaction. Spero che vi sia piaciuto. Per quanto mi riguarda, spero di essere riuscito a editare questo video prima possibile. Sto registrando che è il 12, quindi spero di farlo uscire presto. E niente, detto questo, ragazzi, acquistate questo disco, fatevi questo favore. Appena ne ho la possibilità lo farò pure io, perché lo voglio avere. E niente, detto questo, vi ringrazio per aver visto il video. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi soprattutto al canale. Passate sotto in descrizione da enebo.com e noi ci vediamo ad un prossimo video. Non so di cosa, non so quando, però ci vedremo al prossimo video. Ragazzi, statemi bene, vi voglio molto bene.